stamattina presto, attorno alle 9, un colloquio telefonico con il prefetto Caprielli e lui mi ha confermato che stanno inviando, la prefettura sta per inviare una lettera al proprietario della frasca in cui gli indicano che la loro proposta non è ricevibile, quindi gli immigrati alla frasca non arriveranno. La prefettura ha fatto propria tutta una serie di considerazioni che sono state esposte dal vice sindaco, da dottor Croccari, per quanto riguarda l'attuale situazione dei manufatti, diciamo, che insistono nel campeggio e di tutto quello che c'è dietro il contratto di compravendita di cui poi nei giorni passati ha parlato il Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo ricevuto ieri sera dalla prefettura una nota avente oggetto accoglienza richiedenti asilo, in cui sostanzialmente la prefettura chiede disponibilità ai comuni, tutti i 121 comuni della provincia, esclusi quelli già sede di un centro. Chiede la disponibilità ad ospitare una parte degli immigrati proporzionalmente alla popolazione del comune in questione. Alla riga Civitavecchia non c'è nessun numero, perché comunque sta andando avanti il progetto che ormai conoscete riguardo l'utilizzo della caserma De Carolis. Noi porteremo a breve in giunta la richiesta di annullamento del contratto di compravendita, perché riteniamo che sia un atto dovuto per a tutela di un bene pubblico. Abbiamo solamente A, proposto di distribuire equamente sui 121 della provincia l'emergenza, perché non è giusto che l'emergenza ricada solo su alcuni comuni piuttosto che su altri, e B, posto le criticità sulla frasca, e anche queste sono state accolte a misura del fatto che il rapporto con la prefettura c'è e che è anche assolutamente in ottima collaborazione.